dovuto cambiare fogli perché avevo finito l'album. Ah, dunque. Ah, dietro. Allora, io oggi sono raffreddatissima. Grazie alla figlia. Che bello aver figli. Vabbè. Ciao Teiera. Ciao Teiera, come stai? Mi sentite? Perché io mi sento il naso un po' intappato. Tanto oggi ho un nuovo amico. Ogni anno rimpolpo la mia collezione di cose di Halloween perché non sono mai abbastanza. Tra l'altro ho un mezzo piano di... Sarà la luce? Ho un mezzo piano di cercare di convincere i miei vicini a fare, ad allestire tutto il palazzo e per Halloween ovviamente. Ah, che bella la voce così, mi sento così sexy. Ovviamente no, ma non importa. Ho scoperto che al mio compleanno farò da interprete per il matrimonio di mia collega che sposa un British. Oh, che cosa bella! Bella cosa, sì. Beh, aspetta, spero che gli sposi si capiscano fra loro. Potrebbe essere interessante quantomeno questo un inizio così poco chiaro. Comunque quest'anno si è partiti in bomba con le cose, cioè. Congiuntivite, cioè, ah, solo per la burocrazia, ok. Settimana scorsa con figlia con la congiuntivite. Settimana raffreddore. Che gioia. Ciao Klaus, ieri ho cominciato a tagliare i primi pezzi della giacca. Ha un nome. Ha un nome. Di cui adesso ho un vuoto. Devo cercare. Google, aiutami tu. Ok, non riesco a pronunciarlo, riding, habit, per le diable. Ciao Blasco, benvenuto, bentornato. Allora, si sposano in Italia e devono accertarsi che lui non sia ignaro di quello che succede. Fantastico, ti prego, mentigli. Scusate. Allora, vi faccio vedere quest'anno la mia malattia pre-Halloween dove è arrivata, ad avere i fazzoletti di Halloween. Oltre che lui che è arrivato, l'ho preso stamattina perché sono andata a cercare delle cose e l'ho trovato e era carino. C'ha pure il mantello e non ho potuto. C'ha i caninetti, guardate, è un vampiro. Non ho potuto dirgli di no, per cui ho deciso che veniva a stare in mezzo a noi. Sei come Pepo, cioè ti muovi quando c'hai voglia, però, eh? Dovresti ballare. C'era anche un altro ragno. Che. Dai! Oh! Dai, su, fa qualcosa. Sei pigro, però, eh? Sei un po' pigro. Vedete di disegnare così? È molto. Dimmi, cioè, le coccole, certo. Ah, ah, cade.
Si vede che lavoro da sola, sono sempre da sola. Cioè, tipo i pappagallini che hanno lo specchio per farsi compagnia. Io ho i pupetti. Cioè, ho anche Yannick, però gli ho preso un regalo anche a lui stamattina. È sempre chiamato. Poi ieri sono andata avanti con il corvo. Col quadro del corvo. E ne ho cominciato un altro. Che volevo fare in un certo modo, poi mi è venuto in maniera, cioè partito in maniera totalmente diversa. Sì, ho preso un po' di roba per Halloween, ho trovato cose per, insomma, ho trovato cose varie e le ho prese. No, sono andata a cercare delle cose, in realtà io sto già cominciando a cercare dei regali di Natale e alcuni li ho trovati. Per varie ragioni, uno perché se trovo una cosa che mi sembra adatta la prendo. Due, perché se è successo come tipo un paio, no, 3 anni fa, cosa è stato? Che abbiamo rimandato fino all'ultimo, poi ci siamo ammalati tutti e non sono riuscita a prendere nulla. Per cui è stato un po' imbarazzante. Sì, vai, cammina. Stai salendo sulle matite, perché? Dimmi. Oggi cavalli, miei antichi nemici. Perché antichi nemici? Comunque sono dentro un po' troppi gruppi. C'ho WhatsApp, tra WhatsApp e Telegram che stanno impazzendo in questi giorni, post vari LARP. Ah, ma non sono i cavalli a essere persone orribili. Sei un po' pirla, però lasciatelo dire. No, mi piacciono troppo i cavalli per dare seguito a questa affermazione. Non mi trovate d'accordo, mi dispiace. Se tu sei qua, tu dovresti essere qua, tu qua e quindi tu qua. Un ragno mi prende a testate. Cosa c'è? Non parlare in questo modo ad Hans Franz Ferdinand. Sarebbe il ragno Hans Franz Ferdinand. Amica, vuole coccoli, lui può avere le coccoline, sì. Esatto. Ok, chi gli ha dato questo nome al ragno? Grazie Klaus, vediamo se Peppo ti vuol bene. Wow! Sono emozionata. Io spero di che quando la sfida dei tasti sarà finita, io avrò ancora dei tasti della tastiera da usare, perché c'è il tasto del miele che se l'ha rubata. Dopo che ho preso quelli per Crashed, si è rubata la tastiera. Vi mancava sentirmi col naso chiuso, ammettetelo, io lo so che vi mancava sentirmi col naso chiuso.
non ho più una tastiera. Io che domande do nomi alle cose, questo è vero. Riuscirò a recuperarne almeno un pezzo, dai, qualche tastino, qualcosa. Seguite i consigli di... Attacca. Seguite... Non è una cimice almeno. Seguite i consigli di Stream Elements, va? Poi spero di implementare il progetto che ho per migliorare la prestazione di Patreon quanto prima. Però ho bisogno di marito per controllare due cose. Termini fiscali. Fatto quello. Comunque brutte notizie, non hanno bisogno di... Sì, me l'hanno detto. Anzi, hanno fin troppa gente. Comunque ho una foto su... Ho una foto del sabato, l'unica foto che ho, anzi, diciamo, di Cyberpunk, di sabato, in cui sembra quasi che Crash abbia un'anima, sia una brava persona. Non ricordo di preciso il momento, ma sospetto sia stato uno dei due momenti intimista che ho avuto. Qualche spoiler su quello che vuoi fare su Patreon? Sì, posso farlo. Allora, voi sapete che ho aperto il negozio Etsy. Bello che gli sposta il foglio. E lì ci metto. Lì ci metto. Lì ci voglio mettere Crash da un anno, basta solo non chiedere a chi l'abbia strappato. Probabilmente l'ha programmata da sola e ci ha messo pure dei bug apposta. Dicevo, Azerno, aspetta che forse Crash non ha un'anima. Sospetto di sapere chi sia questa persona, dal nome impronunciabile tra l'altro. Lo chiamerò Az. Crash, esatto, non ha un'anima, mi dispiace. È solo che avrei voluto giocarla di più per mostrare quanto poca anima ha quel personaggio. Stavamo dicendo? Aspetta che recupererò il mio bellissimo pacchetto di fazzoletti di Halloween. No, comunque sì, deve essere la foto di un momento intimista. Ne ho avuti due, quindi se non... Cioè, una faccetta così o è zuppo e bambagnato, quindi... Spoiler per Patreon, giusto? Allora, se su Etsy sto mettendo, diciamo, i quadri o comunque le opere di un certo tipo, anche, diciamo, con un certo tipo di impegno economico, perché insomma, ci sta, quello è, e sono anche brava, no, nel senso che sì, Etsy vorrei... Sì, bello quel cavallo se riuscissi a farlo, però non ti preoccupare. Mentre su Patreon volevo mettere cose più user friendly, sotto tutti i punti di vista. Quindi cose che potrebbero essere magari sfondi per il cellulare, piccoli biglietti e robe così. Quindi tutt'altro genere di cose, quindi anche magari lavorare più in digitale o cose così, insomma. Quindi o fare letteralmente due offerte diverse. Però, insomma, visto che comunque Patreon c'è, che ho i sostenitori, eccetera, eccetera. Esatto, avatar e cose così. Meme. Anche se nessuno supererà mai la regina dei meme, che è... Che è la teiera di Alice. Az, visto che ci sei, metti un follow al canale. Su, tu ce l'hai un'anima, usala.
Sì, cosette del genere, Klaus. Scusate, berrò, perché ho bisogno di reidratarmi. Grazie! Allora farò ridere Peppo per te. Lui è Peppo, è il mio pipì. Ragazzi, sapete che mi sa che Peppo compie un anno? O siamo lì? La teiera è calata sul mio impero di meme come Attila. Esatto. Invece devo trovare un nome a lui, che è arrivato presto stamattina. Mi diceva la commessa, io ho un problema serio con Aldo. Molto, molto serio. Molto serissimi. Possiamo essere i principi elettori di me. Mi macù. Vabbè, vabbè. Sto cavallo mi potrebbe piacere, ma l'ho inquadrato un po' troppo male. Non posso andare oltre qua e dovrei stare qua. Per cui vediamo se riusciamo a recuperare o se ho sbagliato a causa del Memole più Dracula. Va bene, signori, credo che adesso posso mettere giù la diretta, perché non penso ci sia nient'altro da dire dopo questo. Comunque, dai ragazzi, fate un salutino ad Az, perché non pronuncerò mai tutto il resto del nome, che ha giocato con me a Cyberpunk, che era uno dei mutua. Ciao, Teiera! No, vedi, ho proprio sbagliato. Non ce n'è. Ho proprio sbagliato. Userò l'altra parte. Mi tocca farlo di qua. Rifarlo di qua. Perché sia decente. Come sta il coniglio? Comunque credo che il nome sia Eds, Eren o Azteken. Ci hanno rapito Eren. Ok. Resta il fatto che non riuscirà mai a pronunciarlo. Soprattutto non ho abbastanza, cioè ho il naso troppo chiuso in questo momento. Beated, ma mi gira bellissimo. Soprattutto era bellissimo il suo coniglio peluche. Usagi-sama sta benissimo, ogni tanto lo guardo con nostalgia. Ma dai, aveva dei colori troppo belli. Allora, siccome io oggi dovrei avere una call tipo alle 22:30 per delle commissioni private, spero di arrivarci abbastanza integra a livello di lucidità mentale. C'è chi guarda con nostalgia le proprie armature, c'è chi guarda con nostalgia le proprie borsette a coniglio. Mi sembra giusto. Comunque
Comunque devo dire che pensavo di farmi due LARP e arrivare a oggi più stanca, invece a parte il raffreddore sto abbastanza bene, cioè non sono troppo più stanca del solito. La settimana fa stavo peggio, Cyberpunk sarà stato lo sbalzo termico che aveva, mi aveva veramente ucciso. Però oggi devo assolutamente fare degli esercizi per la schiena, perché se nell'ARP, la magia dell'ARP fa sì che siamo tutti giovani e belli, poi l'ARP finisce. E ci si ritrova tutti incriccati. Ok, mi spiace, non abbiamo interagito molto, ma guarda, Beated è stato il mio best PG di Cyberpunk, era troppo bello. Sia come costume era fantastico, secondo me. Sia perché sì. Cioè, era buonissimo, la cosa più patatosa buona di tutto Cyberpunk. Molto figo, figo vero. Io devo dire che giocare con Mewtwo è stato bello. È un LARP del quale io effettivamente so poco, cioè io tante cose non le ho seguite, anche perché lo ammetto un po' l'ho fatto apposta, perché avevo un personaggio che doveva essere un po' estraniato dal reale, per cui per giocarlo in maniera irrazionale non potevo sapere, devo cercare di non essere razionale io, per cui cercavo di non entrare troppo nelle trame. Perché sennò avrei avuto consapevolezza di quello che mi capitava attorno. E invece non dovevo averle, cioè dovevo veramente essere tipo ragnetto, cioè vado, faccio cose e poi torno, ecco. Questo weekend sono a rovina un mese e mezzo di LARP. Ok, no, io questo weekend dovrei. Se stiamo bene andiamo a Cesena in giornata, almeno a trovare mia madre perché l'altro giorno è il suo compleanno. Se stiamo bene perché siamo tutti un po'. Io vorrei una campagna di Cyberpunk e anch'io. Tra l'altro, Klaus, tu non sai, ma adesso te lo dico, visto che è qua presente, anche Azzo, cioè, Beated, quando ha saputo che c'è stata una campagna di Dune, avrebbe voluto partecipare e mi ha chiesto se per caso ce ne sarà un'altra. Cioè, è uno di noi, capisci? Sì, l'ho vista la pubblicità. Dicevo che Beated è uno di noi, quando ha saputo dell'ARP di Dune avrebbe voluto partecipare, mi ha chiesto se ci saranno altre occasioni, se ci sarà un altro. E niente, è uno di noi. Forse sì. Se Klaus decide, si arrende al fatto che o se la scrive lui o non si farà. Aiuto il mio povero naso. Dune ce l'ho nel cuore da quando ero ragazzina. Eh sì, è un'enciclopedia di Dune. Quando io mi sono approcciata alla campagna non ne sapevo praticamente nulla, avevo solo visto il film e ovviamente mi ci sono appassionata
standoci dentro, quindi giocando, cercando di informarmi. E Klaus è stato veramente preziosissimo, non diteglielo che dico questa cosa, è stato preziosissimo perché appunto, soprattutto all'inizio, quando cercavo un attimo di capire come giocare il mio personaggio, mi ha aiutato tanto a entrare un po' nel mood, poi nel frattempo il consorte che mi riempie di libri in questo senso ha fatto l'altra grande parte. Forse ci saranno cose, costringete a riorganizzarle. Allora, essendo una campagna, dubito, hanno detto che non. Lo stesso staff narrativo ha detto che non si riunirà per farlo, questo sono stati chiari. Ma secondo me, se si propone all'associazione qualcosa, fossero anche delle one shot così con un altro staff, secondo me non ti dicono di no. Mia personalissima opinione. Comunque è inquietante, io mi sto vedendo nei negozi, sì le cose di Halloween è ok, ma un sacco di roba di Natale. Cioè è veramente inquietante. Comunque oggi è San Francesco, auguri a me. In realtà te la saresti cavata benissimo anche senza di me, eri proprio nella parte, i complimenti li hai già fatti a profusione, quindi evito perché so che diventi rossa e poi ci monti la testa. Era un bel PG. E comunque i giocatori della campagna avevano un livello veramente medio-alto. Io ho due onomastici, in realtà volendone potrei avere quattro, ma resto umile, ne conto solo due. In realtà poi l'altro non lo festeggio mai. Mi raccomando, andate anche sul tubo a mettere un like al canale, ai video che escono ultimamente, non sono più editati, ma perché non riusciamo a mettere in questo periodo tanto a starci bene dietro. Però comunque sono sempre le stesse dirette, cioè fondamentalmente non c'è l'intro che c'era prima. In realtà il nome vero è Francesca, cioè il nome completo è Francesca Marina, a parte che ormai praticamente io sento un nome nel dubbio mi giro. Quindi. L'altro ho scoperto che il Crash dell'Internazionale aveva la mia stessa maglietta, cioè evidentemente ci deve essere un fornitore di magliette a scheletro per i Crashed.
Oppure è stata influenzata da te? Chi? Non ho capito. Dove sei stato un maschio Crash nell'International tra le altre cose? Sono soddisfatta. Quindi credo che userò la BIC. Tante cose, proporzioni, non mi so che. Ma non è facile, cioè disegnare cavalli non è facile, è un'anatomia che non è per niente scontata. È un'anatomia complicata, i cavalli. Poi è veramente un sacco che non mi disegno. Io ho appena vinto un viaggio a Torino con signor strumentazione. Beh, non sei felice? Vai a trovare Chicco. Questa ormai è veramente andata, sta penna. Ci stavo pensando, ma non so se faccio in tempo. Ok, di solito le consegne, ok, non so, prova a chiedergli. Eccolo là, Torino, chi mi ha evocato? Sapevo io. No, nulla, Augustus Duos, va tutto benissimo. Alimentare Watson. Watson a posto, cioè tra l'altro è una citazione di opera, vero? Ecco, domani devo andare a consegnare gli strumenti a Torino. Io sono veramente allucinata. Cioè, rispetto all'anno scorso, Twitch ha veramente molta meno gente. Cioè, boh. Almeno il mio Twitch, però non capisco. È veramente strana sta cosa. Immagino sia una toccata e fuga, la tagliera colpisce ancora, è implacabile, cioè lei è veramente implacabile, ragazzi. Invece facendo un discorso serio sono rimasta veramente sconvolta di quello che è successo ieri a Mestre, mamma mia, che brutte cose.
Che voce, vero che ho la voce sexy, lo so, l'ho detto che avevo la voce sexy oggi. Voi non mi credete. È come Tano, sei ineluttabile, esattamente. Tano sta la teiera e gli spiccia a casa. Comunque avrai già pronto il progetto d'uno e due gli anni. E proponilo, Klaus, proponilo. Cosa stai aspettando? Che il tasso diventi maggiorenne? Io sto litigando con questo cavallo, mi sa che devo farlo per la terza volta perché qua il quadro non mi cosa. Sì, ma in realtà mi servirebbe un team. Secondo me se lo proponi un team lo tiri su. E sono seria in questo. Forse era meglio questo? No, non era meglio questo. Sbagliare è umano, vero? Ripetete con me, sbagliare è umano. Non c'è bisogno che io vada in Berserk se ho sbagliato, vero? Vero. Ciao Klaus, un bacione, grazie di essere passato. Un'altra cosa che non dico da un po' è ho bisogno di tornare in patria. Anche se ci sono tecnicamente stata 2 giorni fa.
le matite su questa carta funzionano, d'altra parte è una carta per tecniche secche, quindi sarebbe strano il contrario, ma non le avevo mai provate così. Controordine ancora 20 minuti. E noi che avevamo cominciato a sparlare di te, adesso ci tocca fermarci. Vai, vai a farti un giro, dai, così possiamo continuare a parlare male di te. Ok, ovviamente scherzo, sai che questo trattamento è riservato solo ad Augustus Lux. Perché ci sono delle proporzioni che rispetto alla reference non sono corrette e comunque, come dicevo prima, fare un'anatomia dei cavalli non è esattamente facile, soprattutto in corsa, in prospettiva, eccetera, e quindi non mi soddisfa. Poi ha queste macchione che sono molto perché ti confondono molto sui discorsi appunto anatomici di movimento, eccetera. Per cui non è un soggetto facile, ma va benissimo per quello che sto facendo, cioè sono un studio, che sapete che comunque fare studi, bozzetti e cose così è importante, anche per capire come in questo caso le matite secche, che non avevo mai provato appunto questo tipo di matite su questa carta, rendono. Per cui è un po' una scusa, cioè. In questo caso direi che la chimiamo Crash ed è un soggetto non facile anche lei. Ma è una brava ragazza, che mai aveva fatto di male? Non avete prove. In realtà ha fatto molti meno disastri di quello che immaginavo, ma non si sono create le occasioni. Anche perché tu sai che comunque i miei personaggi giocano in maniera parecchio intimista. Non era proprio un personaggio da gioco intimista, Crash. Eppure. Siamo riusciti a farle, a rendere intimista pure lei. Un po', non tantissimo. Un pochino.
Ma quel cavallo è Juan? Chi è Juan? Coraggio, salvaggio, senti come suona bene. Dai che lo stiamo un po' recuperando il cavallo. Adoro i bozzetti perché sono proprio quelli dove puoi scaricare i nervi. Cosa c'è? Dimmi, cane. Cos'era saputo? Io che sclero quando disegno. Cioè, voi non avete idea di che cosa non succeda alle vostre spalle quando disegno. Di tutto. Tutti quanti amano Juan. Ma chi è sto Juan? Non lo conosco. Aggiornatemi. Sapete che sono boomer. Le vostre cose da giovani io non le so. Anzi, sono vintage. La fiera era una città di barba scura. Ok. Ok, Celeste, adesso ti farò una confessione. Non so chi sia Juan della chat, nemmeno io. Non so, parla di Juan, fantastico. Quindi, tutti parlano di Juan, ma nessuno sa perché stiamo parlando di Juan. E soprattutto nessuno sa chi è questo Juan. Ognuno ha uno Juan. Eccellente. Non è tutto normale su questo canale, ragazzi. Cioè, va tutto benissimo. Juan è il meme del cavallo loco, ok? E vedete che è arrivato quello giovane e ha spiegato le cose. Cioè, vi racconterò cosa è successo ieri sera, perché vabbè, sì, per carità. Allora, cioè, foto dei cavalli che si trovano in posti assurdi. Ho googlato adesso, ok? Aspetta, adesso guarderò anche io. Ah, ok. Tipo quello sul balcone? Eccellente. Sì, in effetti vorrei sapere chi è che mette un cavallo sul balcone? Cioè, ora, quale processo mentale ti porta a mettere, neanche un pony, un cavallo su un balcone largo un metro? Cioè, seriamente? Vi prego, ditemi qual è.
magari ci è arrivato da solo, del resto dopo certo avrà sicuramente aperto la porta e sarà entrato. Va bene, Klaus, certo, come no. Non era il toro, loco? Siamo passati al cavallo, da quando? Tra l'altro deve partire anche tra un po' la challenge, penso, quella di ottobre. E infatti è come i cavalli di Skiri, perfetto. Anche tu mi stai abbandonando, però. Perché mi abbandonate tutti? No, bravo, sei tornato, apprezzo. C'era anche il lobo loco, il lupo. La tua sorellina qua se funziona meglio. Non so se sia. Ah! C'è sul patatrack. L'uniposca ha mollato colore. Che meraviglia, grazie, adesso berrò. Dopo che l'uniposca mi ha insozzato il disegno qua. Ah, sclero, sclero, sclero. Beviamo, va. Grazie, teiera. Teiera? No, Pepo? Pepo era teiera, non Klaus. Dovresti ridere. Raccontami, Diva, di Marina Mano Veloce, dagli era funesta che infiniti tutti addosso e E ogni tanto si slera, ragazzi, dai, cioè. Bravo, grazie Augustus Lux. Tra l'altro sto parlando con la fotografa di Opera perché per l'avatar sto scegliendo la foto perché mi sono fatta fare le foto e volevo un avatar decente dove forse sembra una persona decente. Toppi i miei ultimi. Grazie. Vabbè, lasciamo ridere Pepo allora. Ma vedi qua doveva essere diversa l'inclinazione. Grazie Peppo, basta ora. Peccato che non siamo riusciti a farci fare le foto insieme alla fine. Però insomma, almeno avrò una foto decente di questo LARP, dove sembrerà una bella, cioè, carina. Klaus Sborone, sì. Questo è un colpo basso, Az. Questo è un colpo veramente basso. Anch'io, mamma mia, quelle là. Tra l'altro penso che quando avrò il video lo manderò alla mia fisioterapista e dirò, toh, guarda! Il tuo lavoro cosa ha portato? Anche se oggi se non faccio esercizi oggi ho un problema per quel nervo sciatico che sta tirando le cuo. No, sta tirando un sacco. Anche perché, come voi potete immaginare, ho il tasto del miele che mi dorme ovviamente attaccata, per cui. E vabbè. Sto seriamente pensando oggi di fare la porcata di andare a mangiare da McDonald's. So che per tanti motivi non è, ma ho voglia.
Oh, senti, non possiamo. È l'età, cioè, passati i 26 anni io ho cominciato a sentire il peso di questa cosa qua. Prima avevo un'autostima diversa, lo ammetto. Poi non so perché mi è cominciato a scendere. Ma ti ho anche spiegato perché, cioè, cosa mi perprime, nel senso. Poi ne parliamo di questo, ne parliamo in privato, non ho voglia di parlarne online. Dai, il bozzetto del cavallo tutto sommato non è male, ci sono ovviamente cose da elaborare e rielaborare, ma d'altra parte, sa, non sarebbe un bozzetto. Esatto, lì c'è stata proprio una sfiga, avrei voluto averlo set con te, veniva proprio carino, tra l'altro con gli abiti, sì. Ci tocca trovare un altro LARP, ambientato alla fine del 1800. 1800, meglio se siamo su 1860, così il mio abito è corretto. Tra l'altro devo ancora pulire il corsettino lì, solo che devo, spero che ho sentito due crack sulla spalla destra, speriamo che non si sia tirato niente. E quando senti un crack è sempre una brutta, brutte cose. Ok, allora dopo io ti ando un meme per smentire questo tuo peso e poi si cercato, aspetta, poi ti spiego, Klaus, poi ti spiego il mio commento, promesso. Comunque io ero così preso che non ho fatto una foto che una col set. Mi spiace. Noi siamo andati su, abbiamo avuto sfortuna nel senso che dovevamo farla e hanno smesso di funzionare le macchine, cioè gli strumenti hanno smesso di funzionare. E quindi l'ultima che era riuscita a fargli era stata la teiera. Poi siamo scesi e io poi l'ho ribeccata dopo quando mi sono cambiata perché appunto volevo una foto appunto da avatar almeno del personaggio vestito da ballerina. Quindi quelle poi sono riuscita ad averle, stavo guardando le foto, i provini giusto prima. Vabbè, dai, mi tengo questo bozzetto così. Allora, esatto, il fantasma esiste davvero. Abbiamo avuto le prove che sì. Il fantasma esiste davvero. Zan zan. Grazie, mi fa piacere che ti piaccia. Sì, dai, alla fine come bozzetto così non è male. Appunto come bozzetto. Cioè, sì, in studio, ma vabbè, è uno studio, quindi va anche bene. Io qua ho il mondo di cose. L'anno scorso mi sono presa questo portamatite su Amazon, tipo 10 euro meglio spesi della mia vita professionale. Praticamente, che mi aiutano un sacco a tenere in ordine tutto sto degheio. Come sempre, il colore fa la differenza. Sì, poi dipende. Io in realtà amo, cioè, il bianco e nero mi piace molto, ma ultimamente non riesco a fermarmi, devo andare avanti e buttarci su colori e cose così. Vabbè, ok, ragazzi. Come sempre, vado anch'io. Grazie di avermi seguito fin qui. Anche oggi vi ricordo che come sempre sul tubo escono i video, quindi andate a vederli, mettete mi piace, commentate, li condividete, le solite cose. E ci vediamo presto, ci vediamo domani, fate i buoni e niente, vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, bacini!